Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e dietro la telecamera c'è Ciccio. Ciao ciao. E oggi vi farò vedere la mia collezione di robe manga, anime e chi più ne ha più ne metta. Allora, non è grandissima perché alla fine ragazzi, come potete vedere lì c'è un poster, il poster che ci hanno dato quando abbiamo fatto questa collezione di Dragon Ball tutta, quindi lo vedete dal numero 1 al numero 42. E alla fine diciamo questa parte alta è solamente questo. In più mi sono preso il Dragon Ball The Complete Illustrations. Nope. The Complete Illustrations. E praticamente diciamo l'ho voluto fare perché sapete il mio amore verso i Dragon Ball. E in più, come avete visto negli acquisti manga, perché l'avete visto, c'è il piccolo Deku Pop. Anche se alla fine volevo All Might, però devo dire che Deku fa la sua bellissima figura. E in più, come avete visto sempre sugli acquisti che abbiamo fatto all'Etna Comics, c'è questa cordicella che alla fine non è un acquisto, però diciamo la storia di questo è abbastanza bella perché ce l'hanno dato gratis. Siamo andati a vedere le semifinali che c'erano lì all'Etna Comics e dovevamo accaparrarcela, diciamo, scontrandoci come delle bestie, perché c'erano quelli sopra il palco che le davano così e le lanciavano, e quindi chi riusciva a prenderlo le aveva. E Ciccio ha avuto un taglio netto verso un dito, stava perdendo un dito, ecco, diciamo. Lo può dire anche lui. Sono sopravvissuto. E dopodiché ci sono delle macchine che vedrete anche in altri posti, perché diciamo da piccolino ero appassionato di automobili e cose così, di modellini. Infatti qui c'è una Lamborghini Aventador e una R8 della, ovviamente, Audi. E qui c'è anche, come vedrete, dei souvenir, questo è di Parigi. E c'è un piccolo Dragon Ball Super Saiyan che non lo so quando l'ho preso, c'avevo da bambino, quindi ho detto perché non tenerlo. È morto. E là dietro c'è il piccolo Machine Buu in forma kid, che veramente da bambino desideravo da morire, come mi piace oggi, diciamo, è il mio Machine Buu preferito. E lo sono riuscito a trovare, mi ricordo, proprio era una giornata d'inverno, lo sono riuscito a trovare e sono stato molto felice, io bambino. E poi scendendo, perché alla fine diciamo la cosa è finita qua, da dietro riuscite a vedere i giardini della morte di non mi ricordo chi, i giardini della luna di Steven Erickson e Stephen Hawking, la teoria del tutto, e poi vabbè altri libri. Però devo dire, la teoria del tutto di Stephen Hawking mi è piaciuto come libro. Scendendo, come potete vedere qui ci sono altre due macchine, questa è una Ferrari e questa è la Maserati. E qui c'è un piccolo tipo di quei rompicapi incredibili che io ancora non sono riuscito a fare. Praticamente lo scopo è far arrivare questa cordicina qui sotto e poi farla salire fino a qua sopra, però questo topolino non lo so cosa faccia, non ci trovo nemmeno. E ritornando ai manga, qui abbiamo Haikyuu dato direttamente da Ciccio. E io non seguo tanto il manga, ma più che altro seguo l'anime. E quindi diciamo gli è arrivato questo qua distrutto a Francesco e ha detto: mi sono fatto mandare un altro, così te lo vuoi. E alla fine non gliel'hanno presto indietro, ovviamente, quindi buon per me. Poi qui abbiamo altri manga, diciamo quelli che ho preso a un euro nelle bancarelle solo perché diciamo mi piacevano un po' i disegni. Per cui Monster Hunter Flash, che alla fine ragazzi, come vedete, alla fine si fa valere perché ci sono dei gran bei disegni. Però è ovviamente il capitolo 5, quindi manco lo leggo a fare. E tra cui sempre nelle bancarelle ho trovato Naruto Color 1, quindi il primo di Naruto tutto a colori. Ed è una cosa abbastanza carina e ne sono stato molto molto contento. E poi qua dietro abbiamo Assassin's Creed Rinascimento, che è la trasposizione al libro di Assassin's Creed 2. E infatti Rinascimento, lui va a Firenze, tutte quelle cose, beh, lo sapete credo.
Poi abbiamo un piccolo delfino e Pokémon Ultrasole, ragazzi, sono appassionatissimo di Pokémon, ce ne ho molti, però diciamo tengo qua Ultrasole perché è l'ultimo che mi è stato regalato, quindi lo tengo lì perché ancora lo devo finire. Poi abbiamo Nicolas Flamel, l'immortale, l'ho letto poco, manco a metà perché ragazzi è abbastanza grande e soprattutto questo è il numero 4, quindi... diciamo non è molto scorrevole perché mi sarei dovuto leggere anche gli altri. Manga, l'avete un po' visti, diciamo, sono il primo di Dragon Ball che ho preso l'anno scorso, dall'1 all'8 che avevo di One Punch che l'ho preso piano piano su Amazon, no, dal 9 al 12 che l'ho preso nell'acquisti manga come avete visto. Poi mi pare dall'1 al 3 ce l'avevo, dal 4 al 6 l'ho preso l'anno scorso. E poi Memento Mori che ci abbiamo fatto la recensione, ragazzi, ci sono i nomi mio e di Francesco, quindi boh, se lo volete andare a vedere e scoprire i nostri cognomi, compratevi un Vabbè, Memento alla fine non è che ci c'è un solo Francesco, un Mori. E solo Valerio. infatti, però infatti sarà questa Il capo la si sfida. restringe. Sarà questa la sfida. Se proprio siete curiosi, e Promise Neverland che mi sono preso su consiglio di Ciccio e ne sono stato veramente molto molto soddisfatto, tanto che quest'anno, come avete visto negli acquisti, ho preso il 2 e il 3. In più ho preso Exo School Zero, che non lo so, l'abbiamo preso tipo in super mega sconto incredibile ed è con disegni belli e probabilmente vi porterò la recensione, il volume 1. E così, diciamo, più che una recensione, una cosa ne penso di questo manga. Ragazzi, la mia collezione è finita, spero sempre che comunque si ampli sempre di più, ma diciamo che sono soddisfatto di quello che ho fatto e da poco, diciamo che colleziono, da poco, da circa 2 annetti che colleziono manga e roba riferita anime e manga, non contando Dragon, vabbè che lo facevo anche da piccolo. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace, andare a vedere anche i nostri video a questi manga che sono usciti mio e di Francesco e mi raccomando il prossimo video che uscirà. Allora, prossima, tu devi mettere questo qua, essendo collezione manga, è uscito dopo la mia. Quindi. Quindi andate a vedere anche i nostri acquisti che abbiamo fatto a Lettera Comics, sia mia che di Francesco e la collezione che ha Francesco, che ha già caricato giovedì sul nostro canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!